Io sono di Roma Sud e c'è Roma Nord. Io sono a Magno a Roma Sud. Io da Magno a Roma Nord non gli ho dato una lira. Perché io vado nei posti miei, quelli a Cinecittà, San Giovanni, abito io, si paga 20-25. Però poi strilla. Io entro, faccio, Giorgio, siamo a 4 Carbambì, va bene! E lui mi dice, non t'ho capito. Chiama il cammariere, ma io c'è! Strillano tutti. Ci siamo? Poi chiama il cammariere col bicchiere, con la forchetta, hai visto? Come i coatti antichi di una volta. Ma c'è, 25-30 si può fare. Vai a Roma Nord da qui, ti giuro, mi via la castrita. Poi usano, ci ridono di Roma Nord perché usano. Ristorante, entri. Io dico, sempre un mio fratello, entri, sempre un po' atteggiamento noto qua, del sorriso, perché io del sorriso. Come fa? Io non ci sento, chi mi conosce sa, non ve lo spiego, ho l'acufeni, non ci sento. Non c'ho, fa, e non ce l'ho, lo dico, un po' di sordità. Così. E io lì faccio sempre col sorriso, no? Stai lì a un ristorante, fuori a un ristorante con una cassetta di legno, che cosa stai facendo, il bingo? E faccio, buongiorno, buongiorno, c'è? Buongiorno, c'è? Questo è il tono. Io e te, mio fratello, qui c'è una piotta a persona, perché più parla piano e più costa caro. Ma visto voi noi romani si dice, no, pure a chi io vede il programma fuori, noi romani, qua non capiamo, ci avviciniamo. Ma visto vai, non ho capito. Se capita pure chi è inglese, no? Tu dimmi una frase in inglese, what's your name? Guarda, guarda noi romani chi siamo, vai, dimmi what's your name. What's your name? Non ho capito. Non hai capito, non sai l'inglese, non è che ne hai capito. Se a what's your name gli ha detto non sono di zona, vuol dire che non hai capito tu, no? A me una volta ad un ristorante mi ha detto, signore, oggi facciamo brunch. Dico, assaggio, se mi piace mo magno. Ma che cazzo è questo brunch? Ma perché devo sapere l'inglese? Torniamo a 2 ore e mezzo fa. Arrivo lì e faccio così, ma verità di Dio, tutta verità di Dio. Cioè tutto, faccio, signore, dico, scusi, per mangiare, cioè, capite il passepartout, per mangiare, mi fa, per mangiare, mi ripete, per come mia moglie, per mangiare, perché mia moglie ti chiama e ti dice, poi ti chiamo e ti dico una cosa. Ma perché non me la potimo che mi ha chiamato, ma perché mi devi, perché noi romani siamo brutti per certi versi. Hai visto quando c'è sta uno, stai a mangiare al ristorante, no? Stai a mangiare al ristorante, lo dico perché fuori chiamano. Passa un amico, va, Giorgio, Mario, poi te devo parlare. Capisci? C'è un'aria di minaccia, di preoccupazione. Tu dici, dimmi, no, no, magna tranquillo, poi te dico. Magna tranquillo, poi te dico. Non puoi magna tranquillo. Poi dopo 2 ore passa, fa. Sta Roma, siamo sfonnati. A Roma è il problema. T'ha rovinata la cena, ma va a Roma, palazzo, va, io non me ne regagno. Venimo a noi. Mi metto lì così, ma come si chiama sta bella signora? Non ci sento, non è che scherzo, non ci sento proprio. Così, certo punto, così faccio. Lui dice, per mangiare, sì. Fa così, Sandra, così. Di zona sei tu? Trullo. Trullo. Hai raccolto dove ti dà la finestra pure tu, ecco. No, è trullo, è trullo, è trullo, è portuense.